Buongiorno. Questa settimana vi voglio presentare, scusate il ritardo, di Paolo Vezzosi. Si tratta di un viaggio a ritroso nel tempo che l'autore, ora un uomo adulto, che si è realizzato attraverso la famiglia, i figli, l'attività professionale, ripercorre lucidamente pensando al suo passato. A partire da un'infanzia serena, piena di giochi, di qualche marachella, fino a un'adolescenza più problematica e tormentata e alla sua vita di giovane adulto, alla scoperta dei sentimenti, insomma, una educazione sentimentale e un'educazione alla vita. Da adulto Paolo si rende conto del percorso che ha avuto negli anni, nel corso degli anni, vi ripensa con una certa nostalgia per alcune cose, con ancora a volte un senso quasi di sofferenza e di fastidio per alcuni problemi che ancora del tutto forse non si risolvono mai nella vita, e poi anche pur sopiti. Ancora ricorda i sogni che ha avuto da giovane. È un romanzo che parla appunto di verità, di una verità di una vita vissuta, ma anche un romanzo che può far pensare anche a tutti noi quanto sia complessa e affascinante la trama della vita su cui andiamo a intessere l'ordito dei giorni. Vi leggo solo pochissime righe da questo libro. In conclusione dice: se la sofferenza vi ha reso cattivi, l'avete sprecata. E ricordatevi, non fatevi impoverire sentimentalmente nelle emozioni dalla paura. È la disidratazione del cuore che vi deve spaventare. Affinché qualcosa arrivi, è necessario che qualcosa finisca. Non bisogna aver paura della fine, perché ogni fine è sempre un nuovo inizio. Vi auguro di stare sempre lontani dalla disidratazione del cuore e vi do appuntamento alla prossima.